Se sono matto, per me va benissimo, pensò Moses Herzog. C'era la gente che pensava che fosse toccato e per qualche tempo persino lui l'aveva dubitato. Ma adesso, benché continuasse a comportarsi in maniera un po' stramba, si sentiva pieno di fiducia, allegro, lucido e forte. Gli pareva d'essere stregato e scriveva lettere alla gente più impensata. Era talmente infatuato da quella corrispondenza che alla fine di giugno, ovunque si andasse, si trascinava dietro una valigia piena di carte. Si era portata quella valigia da New York a Martha's Vineyard, ma da Martha's Vineyard era riscappato indietro subito. Due giorni dopo aveva preso l'aereo per Chicago e da Chicago era filato in un paesino del Massachusetts occidentale. Lì, nascosto in mezzo alla campagna, scriveva più non posso, freneticamente, ai giornali, agli uomini pubblici, ad amici e parenti, e finì per scrivere pure ai morti, prima ai suoi morti e poi anche ai morti famosi. Quello che abbiamo letto è l'incipit del romanzo Herzog di Saul Bellow. Quello che in qualche modo festeggiamo e commemoriamo è il cinquantennale dell'uscita di questo grandioso romanzo. Un romanzo uscito negli Stati Uniti e che riscontrò un enorme successo. Un romanzo che parla appunto di Moses Herzog, un ebreo che soffre di una crisi di mezza età dovuta anche al fallimento del suo secondo matrimonio. Un uomo che indaga in quelle che sono le sue disillusioni, che fa in qualche modo il resoconto della propria vita e una sorta di lungo mea culpa in una serie di lettere, di epistole. Herzog ha una vita tutto sommato ordinaria, normale, ha una moglie, ha anche un amante, ha un figlio, ma decide a un certo punto di ritirarsi, come avete intuito da questo incipit, e comincia a scrivere lettere che indirizza a gente famosa, gente non famosa, gente che conosce, gente che non conosce, ma soprattutto lettere che non invierà mai. Well, I have a greater sympathy for Humboldt than I do for Herzog. I don't know why. Because you feel closer to the artist in a way. I suppose so. In 78, you said in Bucharest, it's a too difficult question. You cannot choose. Both you felt very close to you. Mm-hmm. Well, they are very similar, but the difference is that one is an artist and the other is not. So what happened in these 20 years maybe brought you closer to Humboldt? Could be. That's a very clever formulation. I never thought of that. I tend not to think about these questions as real questions, because they interfere, the questions interfere with my operations. Which of these two are you? Are you an intellectual or are you an artist? Well, I was really trying to make up my mind as to which was the more naive person, the intellectual or the artist, and I never did reach a conclusion. Saul Bellow nasce nel 1915 in Canada da una famiglia ebrea di origini russe e si trasferisce quando è ancora piccolo a Chicago, in America. Diventerà cittadino americano molti anni dopo. Lì comunque ha il modo di crescere in un ambiente eterogeneo e poliglotta che lo influenzerà per l'intera vita. Crescendo si iscriverà prima all'università, alla facoltà di antropologia, che dovrà abbandonare per le scarse condizioni economiche della famiglia. Si iscriverà anni dopo all'università e si laureerà col massimo dei voti. Nel frattempo continuerà a scrivere e comincerà a pubblicare i primi romanzi. Il primo è il famoso L'uomo in bilico. Più avanti pubblicherà altri famosi romanzi, fra cui ricordiamo soprattutto Il dono di Humboldt. E
continuerà la sua attività di scrittore in parallelo a quella di articolista, scriverà per varie riviste e comincerà più o meno in quelli che sono i suoi 40 anni a insegnare come assistente all'Università del Wisconsin. In parallelo, ovviamente, la sua principale attività sarà sempre quella di scrittore. Nella sua attività di scrittore, i suoi personaggi possiamo dire tranquillamente che siano degli antieroi. Herzog porta quasi sempre, o spesso comunque, come protagonisti degli uomini di mezza età, quasi sempre in crisi. È caratteristica della sua narrativa è una profonda analisi di quella che è la vita umana, con una particolare attenzione ai sentimenti e a tutto ciò che caratterizza le crisi dell'esistenza umana. What happens is that when you're reading something that stirs you, you begin to imitate it unconsciously. So that when I read Hemingway or Sherwood Anderson or somebody else like that, very influential in my early years, I would find myself composing in the same manner. It's a kind of monkey shines, really. It's very amusing, but it's also a test of your skill to do a good imitation. Later on, you forget all about these imitations. Later on, you feel that you've developed your own skills. And those skills are based on your own voice, which today is giving out. Your own natural, original tone, which is what provides the engine for what you're writing. Uscito nel 1964, questo romanzo ebbe una storia editoriale travagliata, fu sicuramente lunga la sua gestazione, l'editore Viking per 4 volte annunciò la sua uscita e ogni volta l'autore Saul Bellow pretendeva di rimettere mani al romanzo, di rilimarlo, di riscrivere addirittura alcune parti, finché nella stesura definitiva, quando fu soddisfatto, il romanzo uscì e stette per ben 35 settimane in vetta alle classifiche americane. L'anno dopo uscì in Italia nel 65 e vinse vari prestigiosi premi, fra cui il National Book Award. Questo romanzo ha un valore dopo 50 anni immutato, forse probabilmente accresciuto, data la distanza. Con Herzog, Saul Bellow forse realizzò pienamente quella che era la sua poetica del romanzo di idee. Infatti fu spesso anche polemizzato o criticato per questa sua tendenza che penalizzava spesso la prosa e i fatti. Però anche questo romanzo, Herzog, nella sua verbosità, nella sua concettuosità, nella sua profondità riesce a essere estremamente lieve e anche agile, grazie a una prosa estremamente ritmica e a un'ironia che contorna e accompagna tutti i pensieri e le riflessioni, la maggior parte almeno di quelle di Moses Herzog, soprattutto le più drammatiche, soprattutto anche le sue autocommiserazioni. Moses Herzog non riesce, anche nei momenti peggiori, quando racconta i momenti peggiori della sua vita, quelli di cui forse si dovrebbe vergognare un po' di più, anche le sue sventure, a sdrammatizzarle in qualche modo e al contempo ad analizzare quella che è la crisi e le conflittualità di ogni essere umano. Forse per questo il figlio ha raccontato che Saul Bellow veniva fermato da anche specialisti dell'animo umano, psichiatri, psicologi, per avere dei consigli o dei pareri addirittura su certi aspetti dei propri pazienti o dell'animo umano. Ecco, forse per questo è il caso di consigliare a 50 anni all'uscita questo romanzo, perché è un romanzo in qualche modo immortale, perché all'analisi di quello che è il contesto e il mondo umano vi è soprattutto l'analisi personale, interiore, che vale in fondo a ogni età, quasi concentra su un uomo di mezza età, ma vi assicuro è valevole per gli umani di ogni età. E forse conoscere se stessi, conoscere le proprie conflittualità, pensiamo sia il modo migliore per conoscere il mondo che ci circonda e forse, chissà, trovare in qualche modo il senso a parte della propria esistenza. Dunque vi consigliamo a 50 anni all'uscita Herzog di Saul Bellow. From the time I opened my eyes on this world, I had an impression of its oddity. It's a sort of a uniqueness of the viewpoint. Which is very hard to communicate to anybody. Your personal phenomenology is the secret of your being an artist. You have no control over it,
And thinking about it doesn't help very much, because it's a thinking about origins. Well, that's not my job. My job is to be myself. And in being myself, I'm being this elementary phenomenologist. At least that's the way I'm settling my accounts now before I go away. And this is the way I've resolved this particular question. And this is what it means to be an artist.